Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo tornati su Shippuden 3 e vi confesso una cosa, ovvero il fatto che mi sono andato a cercare il reclutamento di Emily perché ero troppo curioso, cioè veramente non ci ho dormito la notte praticamente, perché non riuscivo a capire il perché da solo con 200 a forza non cambiasse nulla, mentre invece, mentre mi sono portato tutti gli altri emergumeni con me, la situazione è cambiata. In realtà la situazione era molto più semplice del previsto, ovvero dovevo comporre un party completo, o anche non completo immagino, dove dovevo superare la statistica forza di 600 punti, semplicemente. Quindi io potevo andarci tranquillamente anche con tutti i bambini, con 200 di forza ciascuno, e praticamente reclutare Emily, cioè una roba totalmente fuori di testa. Cioè io l'ho praticamente fatto a culo fondamentalmente, perché ho detto boh, ci vado con tutti quelli muscolosi in modo tale che magari faccio l'impressione dei muscoli. No, non servono a niente i muscoli, cioè proprio zero. Serviva soltanto la forza, ma di tutta la squadra. E questa cosa è un po' fuorviante effettivamente, è un po' fuorviante, non so se effettivamente, cioè io praticamente avevo rinunciato. Devo essere onesto, avevo praticamente rinunciato, ho detto faccio l'ultimo tentativo con praticamente tutti quelli muscolosi nel party, se no vuol dire che forse bisognava reclutare qualcun altro prima di avere a che fare con lei. Cioè mi è sembrato questo, cioè mi stava sembrando appunto una sorta di reclutamento con un altro personaggio. E un'altra cosa che invece è successa e che mi sta un po' facendo venire il sorrisetto così, è che praticamente i cani, quelli che abbiamo reclutato finora, sono i criceti del 2, perché me ne è spuntato un altro adesso che si trova al Great Hollow, che sta cercando il cane che ho reclutato prima. Quindi cioè praticamente ci saranno a sto punto 5 cani, che però a differenza di Shuigoden 2, dove i criceti Mukumuku, Makumaku eccetera eccetera, solo Mukumuku era quello da reclutare, mentre invece gli altri erano tutti opzionali, erano comunque personaggi opzionali, che non erano inclusi nelle 108 stelle. Qui invece sì. Quindi dobbiamo andare al Great Hollow. Dobbiamo necessariamente andare al Great Hollow, sì. E andare a reclutare quest'altro cane. E adesso ovviamente dovrò andare a vedere dove si trova, perché anche lui sarà nascosto, penso. Sarà nascosto da qualche parte, perché conoscendo gli altri cani, o per meglio dire conoscendo come ho reclutato gli altri cani, sarà nascosto. Certo, se è nascosto qui nelle zone dove non si vede, è veramente da pronto carabinieri, cioè dovrebbe vedersi un pochettino, almeno dovrebbe spuntare un minimo. Dovrebbe spuntare un minimo. Se ovviamente segue lo stesso principio degli altri cani, quindi. E poi dopodiché continuiamo la nostra trama principale. Quindi allora faccio un piccolo giretto, vediamo se magari lo riesco a trovare e vi faccio vedere dove si trova. Eccolo, immaginavo si trovasse qui. Ma quindi sono i criceti, conni. Vedete, sono praticamente i cani che rappresentano i criceti. Sono la stessa identica cosa. Sono i criceti. Ecco, Conny si è unita alle 108 stelle. Quindi praticamente ora ce ne sarà un altro che dovrò ottenere tramite Conny e così via. E poi ci sarà l'ultimo, perché dovrebbero essere 5 in totale, visto che il party comunque è composto da 6. Tu in teoria come gli scoiattoli, che poi sono scoiattoli, io li chiamo criceti ma in realtà sono scoiattoli, e saranno tutti e 5 insieme nel party e avranno l'attacco combinato probabilmente, così come lo avevano gli scoiattoli nel 2. Solo che qui a differenza di Shuigoden 2 sono effettivamente dei personaggi, cioè vengono considerati proprio dei personaggi. E tra l'altro ho controllato, al momento sto a 92 su 108.
Sto a 92 su 108, quindi ora anzi 93. Quindi ci stiamo avvicinando veramente alle 108 stelle. Sarebbe fighissimo reclutarle tutte in blind, sarebbe molto figo, ma non lo so. Allora, devo ammettere che comunque i reclutamenti sono abbastanza semplici, tranne qualcuno che effettivamente può dare qualche problema. Dipende, ovviamente dipende dalla situazione, può dare qualche problema. Però devo ammettere che i reclutamenti non sono così difficili. A differenza anche del 2, che qualcuno era molto infame. Qualche reclutamento del 2 era molto infame. E tra l'altro nel 2 si potevano perdere in base a determinati eventi. Quindi bisognava fare molta attenzione. Qui invece non mi sembra che ci sia questo problema, perché la storia è lineare e i reclutamenti sono praticamente aperti sempre. O per meglio dire, per la maggior parte del tempo sono aperti. Se non lo puoi fare subito, puoi reclutare anche con gli altri personaggi. Quindi su questo devo dire che è stato fatto meglio. Però non lo so, ancora è tutto un se, tutto un ma. Poi alla fine valuteremo, alla fine vedremo cosa succederà, eccetera, eccetera. Comunque, abbiamo reclutato anche quest'altro cane. Direi che a sto punto potrei anche aspettare di vedere dove si trova il prossimo e reclutarli tutti. E poi continuare. Non lo so, vediamo. Ok, abbiamo ricevuto l'altra indicazione per il cane e si trova qui nel Monte Senai e ovviamente in party dobbiamo avere Connie. Quindi andiamo a cercarlo. Cacchio, ho beccato un boss e non volevo affrontarlo. Però ho scoperto che Fuch è terribilmente forte. Con ovviamente stando a cavallo con il drago. Quindi vediamo come va. Madonna mia. Non ho cancellato però. Aia. Ah vabbè. Non mi ha tolto un cazzo. È vero che con Joe ormai ho tutte le statistiche al massimo. Ah, ma quindi era questa la runa che utilizzava il tizio mascherato. Quindi il tizio mascherato ha la runa ha la runa porta blu. Ho morto. Vabbè, disintegrato. Ormai con Joe sono diventato fortissimo. E vediamo se è qua adesso il cane. Perché io in realtà tutta la caverna non l'ho trovato, se devo essere onesto. Quindi è un casino. Vabbè, vediamo. Guarda dove si trova il cane. C'è pazzesco. Cioè, l'ho visto veramente con la coda dell'occhio. Ho fatto praticamente tutto. Cioè, io c'ero stato qui. Ragazzi, io c'ero stato qui. E non l'avevo visto. Cioè, ci sono ritornato per scrupolo perché ho detto adesso faccio muro muro, la tecnica del muro muro, ovvero camminando su tutti i bordi per cercare di vedere qualcosa. Incredibile, veramente incredibile questa cosa. Va bene, e anche questo l'abbiamo trovato. E penso che mi manchi l'ultimo ormai. Penso che ormai mi manchi l'ultimo effettivamente. Andiamo a vedere. Ecco le ultime indicazioni per il cane. È nelle rovine dei Sindar che sta cercando Kosanji. Andiamo. Ragazzi, ho girato il lungo e il largo e non ho trovato niente. Ho paura che sia là dentro. Ma se fosse là dentro, io dovrei combattere contro gli altri, forse? Sono sicuro di voler tentare questa cosa? Tentiamola. Andiamo. Ah, aspetta. Ma forse sono queste le vere rovine dei Sindar.
Quindi è qua che devo trovare il cane. Quelle non erano le vere rovine dei Sindar. Che diavolo è questo posto? Yeah. Oddio, ci sono tre intersezioni addirittura. Allora sono queste le rovine dei Sindar. E quindi si troverà qua il cane. Non nella strada di prima. Va bene. Boh, facciamo un giro. Andiamo. Eccolo. L'ho trovato. Minchia, incredibile. Come li hanno nascosti sti figli di... Ma... Perché sculetta in questo modo? Ok. Ma guardalo. Ok, adottiamo anche lui. Ok, lui dovrebbe essere l'ultimo in teoria. In teoria. Quindi... Ok. Posso tornare indietro e magari esplorare queste rovine con un party decente? Cioè, vabbè, dovrei togliere solo Kosanji in realtà. Perché il resto del team va bene. Ok, vado e torno. Ragazzi, qui c'è un salvataggio. Quindi... La cosa non si mette bene. È molto probabile che ci sia una boss fight. Ed è molto probabile che sia una boss fight anche piuttosto seria. Io mi sento comunque molto forte. Quindi... Ecco qua. Oh oh. Sono troppo lontani da me. Mi dispiace, ma non potete andare oltre. Tu. Oh merda. Stanno conducendo un importante rituale proprio dietro, cioè proprio qui dietro. Quindi non posso lasciarvi passare. Rituale? Che rituale questa volta? Sarebbe impossibile per voi a comprendere il nostro desiderio finale. Per favore, state indietro. Non arretreremo. Oh oh. E allora devo tenervi occupati. Minchia. Allora, in realtà le cose sono due, perché io in realtà questa, diciamo, questa sezione di gioco, mettiamo questa sezione di combattimento, secondo me è opzionale. Perché in realtà a me il messaggio che mi è arrivato è di andare nella sala comune, perché c'era un qualcosa che stava succedendo. Quindi non vorrei che in realtà ciò che volevano informarmi, cioè quello di cui volevano informarmi, fosse questo. Perché è probabile. Però non lo so, mi sembra un po' strano. Allora, io intanto... Ecco qua, facciamo un bel colpo così. Ok, io cerco di innanzitutto di eliminare minchia. Lei è fortissima dal punto di vista magico, quindi ecco qua. Ecco, già è morto qualcuno, ottimo. Vabbè, ma forse avevo pochi HP. Il problema è che forse avevo pochi HP, non mi sono curato effettivamente. Mi conviene riavviare. Bene, ora abbiamo tutti gli HP e siamo a posto. Allora, io intanto vado da Sara. Io attacco lei così cerco di... cerco di interrompere il suo cast. Minchia, mancata. Ecco, lei ha targhettato me, perfetto. Così fa danno... ha fatto danno a tutti, però.
Dai, su. Madonna che palle. Brava, brava Estella. Non morite, per favore. Minchia, è morto coso, però. È morto il tizio della Star Dragon Sword. Avrei dovuto migliorare forse un po' le armature agli altri, effettivamente. Mancata. Cioè non la posso colpire praticamente. Ah, è la cura. Madonna che laggate che sto tirando comunque. Minchia. Ha curato tutti. Vabbè, io ho evasione tipo a 2000, quindi è difficile che mi colpiscano. Guarda che stronzi che vanno a colpire lei. Ma vabbè, in realtà hanno colpito AoE. Ma quella però ha curato tutti di nuovo. Gli faccio meno danni rispetto a quanto cura quella Sara, mamma maledetta. È un problema questo. Io devo eliminare gli altri. Vedi? Mi tocca per forza. Curiamo tutti. Io di danni non subisco niente praticamente. Questo che mi rompe i coglioni. E ora... la prossima è la chimera che faccio fuori. Anche se in realtà dovrebbe morire adesso. Esatto. Ah, vedi? Devo eliminare soltanto i minion anche in questo caso. Questo è esasperante. Smettetela di provare ad andare dove non vi appartiene. Oh. Ops. Che cos'è questo? Addirittura filmato. Che è la vera luna dell'acqua, vero? Hanno sbloccato la vera luna dell'acqua. Però non lo so, io ho l'impressione che lei forse possa unirsi a noi, perché capisce poi magari che le intenzioni dei suoi amici sono sbagliate e si uniscono a me. Secondo me si uniscono a me tutti tranne Uber. Potrebbe anche essere, eh? Che diavolo è stato? Un'esplosione. Questo ha qualcosa a che fare con il potere delle rune? Qualcosa è andato storto? Ehi, fermati! Bisogna... Perché... cioè, tutto il ghiaccio sembra la vera luna dell'acqua. Oh!
È sparita. Ma dove è andata? Come, cioè, ma cosa è successo? Cos'è appena successo? Allora, intanto ci curiamo. Edge, però un po' mi hai deluso, che ti sei fatto shottare così. Non ho niente da farti equipaggiare, magari per renderti un po' più forte. In realtà non è neanche equipaggiato male Edge. Cioè, è strano che comunque prenda i cazzotti in questa maniera, perché non è equipaggiato male. Io ho paura che ci sia un'altra boss fight. Io faccio un save state perché non voglio salvare indietro nella sfera di cristallo. Vabbè, i nemici sono identici. Va bene, andiamo avanti. Eccoci qua. Minchia, vediamo se lo dobbiamo affrontare il tizio mascherato. Dio, che cos'è questo? Wow, questa è stata... Questa è una grossa... Aia. Minchia, altro boss fight. Però mi sembra singolo questo. Oddio, cos'è? Cos'è la reincarnazione dell'acqua? Oh no, che è sta roba? Water Dragon e Ice Pillar. Vabbè, io vado sul drago. $350 un nemico, $900 però anche a noi. Aia. Ah, va bene, 73 mi ha tolto, ok. Va bene. Ma se metto il turbo, mi seccate? Siamo più veloci almeno? Perché ci stiamo 3 ore, se no. Ok, quella si è protetta, benissimo. Però Edge qui prende... No, ok. Ora tocca a noi. Non capisco perché stia laggando così comunque. Bello. Scusa, perché non gli ha fatto... Gli altri... Ah, quello ancora sta caricando. Eccolo qua. Dai. Beh, dovreste essere deboli al tuono, no? Aia. Merda. Minchia, solo a lui stanno attaccando. Vaffanculo, va. Che cazzata. Vabbè, sì, ciao. Qui tocca curarsi. Madonna, ma non scoppiano quei cristalli? Sì, cione. Bravo, attaccate lui. Bravi, bravi.
Ecco, questi attaccano, vabbè. Ok, quella si è difesa. Grosso problema in realtà. Preferisco curare loro a sto punto. Ma non subisce, cioè, allucinante. Ecco, quell'altro è morto. Va bene, lui da tank funziona benissimo comunque. Era quello che volevo in realtà. Il fatto che lui fosse tankoso in questa maniera. Il fatto è che non muoiono. Minchia. Bravi, bravi. Se fate così verso Mua mi sta bene. Almeno ci provo. Bravo, che lui tanca da Dio. Bravissimo, fiero. Niente, ancora non muore. Stella mi sa che... Bene, ottimo. È rimasto soltanto lui. Last man standing, il tank definitivo. Che tra l'altro io a lui l'ho preso proprio perché volevo un tank che mi proteggesse Stella. Il problema è che ora no, qua mi fa danno lui ora. Vabbè, 69 non è tantissimo. Cioè, se riesco a batterlo con un colpo solo così a caso sarà... è un miracolo. Ecco, questo non ci voleva. L'attacco questo qui AOE non ci voleva. Oddio, cazzo è successo? Ah, perché era troppo lontano. Vabbè, sì, ciao. Ok, in teoria non dovrebbero farmi l'attacco AOE. Ma che cazzo è, non ha attaccato? Se vabbè. Ciaone. Niente. Ok, ho distrutto tutti, diciamo, i cristalli. Però ora vediamo cosa succede, perché... Vediamo. Allora andiamo di velocità così. Vedi, porta blu. Sì, è quella la runa. Ok, in teoria ora dovrebbe essere tutto molto più facile. Perché lui fa un attacco solo. Se mi attacca non mi fa così tanti danni e dovremmo farcela adesso. La strategia è battere quei maledetti pilastri di ghiaccio che danno troppo fastidio. Oh cazzo. Ha riesumato il coso di ghiaccio? E io allora attacco lì.
Cerco di buttarlo giù subito, anche se sarà difficile. Forse con avrei dovuto attaccare devo attaccare l'Ice Pillar. Devo buttarlo giù il pilastro di ghiaccio. Che sono subisco troppi danni. Ok. Minchia, ne ha risuscitato un altro. No, e allora andiamo giù. Morto. Da godo. Ma secondo me questa è la vera runacqua, eh? È la reincarnazione della vera runacqua. Flowing, vedi? Abbiamo preso la runa. La runa corrente, che sarebbe la runa superiore ad acqua. Ci è mancato poco. State tutti bene, Joe? Caesar, perché siete qui? C'è stato un report mandato al castello di Midgar che sulla vera runa dell'acqua, che praticamente, ecco, riposava all'interno di una rovina dei Sindar, è stata targettata. Che riposava all'interno è stata targettata. Quindi quella era la... cioè... era la vera runa dell'acqua la responsabile di tutto ciò? Sicuramente è così. Dobbiamo correre, Joe. Se la vera runa è stata risvegliata, questa è soltanto una piccola dimostrazione del suo potere. Ah. Allora il report che era arrivato al castello era effettivamente di ritornare qua. Oh oh. No! L'hanno ucciso? Oddio, è senza maschera. Che è successo? Stai bene? Oddio, è Luke. Masked Bishop, però non lo riconosco lui. Sto bene, Sara. Oddio, di chi è quel viso? Luke! È veramente Luke! Era veramente Luke! Oh porca troia, quindi la runa porta blu è canonica su di lui praticamente, perché in Shuikoden 2 lui non ha la runa porta blu addosso, gliela metto io solitamente quando gioco a Shuikoden 2. Luke? Ma allora lui sicuramente... Allora Sara e Luke si uniranno a me, sicuro. Luke e Sara si uniranno a me. Huber sarà il vero cattivo. Ci scommetto. Luke, maestro Luke, non posso vivere senza di te. Madonna, è Luke! Ma come Luke, servitore di Lecknat? Cioè Luke, servitore di Lecknat, che vuole distruggere il mondo? Ma non ha senso questa cosa. Salviamo ovviamente, perché... ma non ha senso questa cosa. Andiamo a parlare con Luke. Eccoci. Ah, se ne sono andati, è rimasto solo Jimba lì. Povero Jimba. No, non mi dire che è morto, poverino. No, è vivo. Eccolo. Jimba.
Jimba. Dai, è vivo, ha aperto gli occhi. Eccolo. Non ci crederai a questo, capo Lucia. Ho mandato tutto a puttane. Non posso neanche ripagarti per tutto quello che hai fatto per me. Che è successo, Jimba? Che ha causato tutto questo? Non ci credo che quello mascherato era Luke. Io l'avevo detto però, eh. Avevo il sospetto. Jimba. Lo avevo il sospetto che fosse Luke. Hugo. Quindi sei diventato il Flame Champion. Jimba. Sto finendo il tempo, Chris. Puoi venire qui, per favore. Che cosa vuoi fare con me? Lui ha detto di suo padre. Vuoi vedere che Jimba è suo padre, eh? Chris, ascoltami. La vera luna dell'acqua è sigillata qui. Prima che venga portata via, ho cercato di metterla nella mia mano destra, ma ho fallito. La runa è stata parzialmente rilasciata. Se la lasci andare, cioè se la lasci in questo modo, il suo potere sarà fuori controllo, proprio come 50 anni fa. Vuoi vedere che Jimba è suo padre veramente? E ha cambiato nome e se n'è andato. Dov'è il Flame Champion? Dov'è Joe? Dannazione, se continua così saremo tutti finiti. Che cos'è quello? Quindi la distruzione che è avvenuta a causa del fuori controllo della Runa del Fuoco, quando Joe se n'è liberato. Forse è successo proprio questo. Quindi cosa vuoi che faccia? Contieni la forza della vera runa dell'acqua. Quella ragazza posseduta, comunque quella ragazza, sì, vabbè, di Alma Kinan, ti ha mostrato il potere che è dentro di te. Tu sei la prescelta dalla runa, quindi puoi farlo. Veloce. Ma secondo me lui era suo padre. E Jimba il padre di Chris. Io? Ma abbiamo abbastanza tempo? Dobbiamo contenere la runa immediatamente o andrà fuori controllo. Ma allora può essere che ho fatto la scelta giusta a dare la runa del vero fuoco a Yugo in modo tale che lei adesso prenda la vera runa dell'acqua e Geddo ha la vera runa del tuono? Le ho divise le vere rune. Forse ho fatto la scelta giusta. A meno che se avessi scelto Chris come nuova cioè come possessrice, come si può dire? Niente, sto iniziando a laggare, mi sta laggando il cervello perché sto pensando a troppe cose insieme. Cioè, se la possessrice. Niente, non lo so dire, sono cerebroleso in questo momento. Quindi se avessi dato la runa del fuoco a Chris, forse la runa dell'acqua sarebbe andata a Yugo? Non lo so, perché. Cioè, è molto coerente questa cosa. Perché se il padre di Chris aveva veramente la vera runa dell'acqua, e adesso la possiede Chris, è tutto molto, molto corretto dal punto di vista della trama. Chris è lui suo padre. Ora glielo dice, glielo confesso. Quindi tu. Ecco perché aveva la sua armatura. Bene, è tempo. Devo pagare il prezzo del fallimento. Il mio pareggio, il mio benestare con la runa dell'acqua, il mio attaccamento a questa terra e a questo mondo è finito. I vecchi eroi dovrebbero morire. Per garantire, anzi, per desiderare una vita eterna, anzi, desiderare una vita eterna è innaturale dopo tutto. E vedi, era lui Wyatt. Padre, vedi, era lui. Cazzo. Addio, Chris.
Non sono stato un buon padre per te. Ecco perché lui aveva quell'armatura e ha ridato quel ciondolo alla famiglia. Ecco perché ha dato il ciondolo alla famiglia tramite Yugo. Jimba. Jimba. Quindi lui non è veramente Jimba, lui è Wyatt, il suo vero nome è Wyatt. Chissà se però lo potevo salvare, ma no, penso che lui debba morire effettivamente per trama. Quindi lui e Geddo si conoscevano all'inizio. Ecco perché lui dice devo andare a trovare una persona nei Caraia. Minchia, si è unito ai Caraia e lavorava la sua armatura all'inizio del gioco, pazzesco. E lei infatti pensava che l'avessero ucciso i Caraia. Invece no, era lui che era diventato un Caraia. Bellissima questa cosa. Sto colpo di scena incredibile. Un po' telefonato dopo che metti i pezzi del puzzle tutti insieme. Però bello, molto bello. Come trama sto Shuigo dentro mi sta garbando tantissimo adesso. È veramente molto 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 bello. Intricato, molto particolare. Ecco, vedi? E lei ora la vera runa dell'acqua. Ecco, la vera runa dell'acqua adesso è tua. Però a sto punto veramente sono curioso di sapere se avessi scelto lei per il fuoco, magari Yugo diventava per l'acqua. Perché è particolare. Non ho mai voluto che questo succedesse. Le tre vere rune che una volta appartenevano ai Firebringer adesso sono ritornate. Questo è diciamo il foreshadow. Quindi questa è la dice questa è potrebbe comunque essere nell'ombra un'altra possibilità per vincere del Regno di Armonia. Dobbiamo tornare indietro. Non è buono stare troppo, non è buono stare via dal castello per troppo tempo. E mi sa che qua finisce. Esatto. Kuroku? Che cazzo vuol dire il capitolo di Kuroku? Del cane? Il capitolo del cane? Ma che. Leggi il giornale. Kuroku è un cane abbandonato. Non era bravo a trovare cibo e non aveva nessuno che si prendesse cura di lui. La sua solitudine gli ha causato di ululare in miseria per ogni singolo giorno. Fortunatamente un giorno diciamo, ha incontrato un'anima gentile che gli ha permesso di vivere nel Lake Castle. È stato sfamato e ha speso un sacco di tempo esplorando il castello. Sempre trovando nuove e interessanti persone che giocavano con lui. Scusa, ma che vuol dire questa cosa? Perché il capitolo del cane? Che tipo alla Silent Hill che c'era il finale del cane? Ma che diavolo è sta roba? Ok, salviamo. Assolutamente salviamo in un altro slot. Potrei continuare il capitolo 5 di Yugo, ma non lo farò. Ancora Thomas, non posso continuarlo. Come vai al capitolo 5 con Chris? Non ho capito. Cioè. Scusa, com'è capitolo 5? Ah, quindi adesso la storia. Vedi? La storia si è unificata. Solo che adesso posso scegliere i protagonisti. Cazzarola. Oddio, non so se mi conviene scegliere qualcun altro o continuare con Yugo. Perché io loro nel party non li posso mettere, o almeno fino a questo momento non li ho potuti mettere nel party, né Geddo né Chris. Probabilmente perché devono essere utilizzati in modo separato, ma.
Ho paura di dover utilizzare Jed o Chris per sbloccare questo capitolo di intermezzo, come qua ho sbloccato quello di Koroku. E a sto punto io direi che il punto centrale possa essere Jed. Credo che utilizzare Jed mi possa permettere di sbloccare il capitolo a sinistra e il capitolo a destra, magari. Devo decidere, ragazzi. Ma ci vedremo nella prossima puntata.